i punti fondamentali li saprete quando farò la conferenza stampa. Non è un programma politico, è proprio un programma che parte da determinate considerazioni che non mi va di anticipare in questo momento, che verranno pubblicate, cioè verranno chiarite al momento in cui faccio questa conferenza stampa. Io non lo so se un'Italia, come le dico, che mi sostenga Casa Pound è un'Italia, dipende, deve chiederlo a loro quando avranno sentito il mio programma. Può darsi che mi dicano: a queste condizioni non veniamo. Cioè io non posso, in questo momento io non ho nessuno che mi sostiene, eccetto le persone che vorranno entrare in lista con me. Questa è la posizione oggi di Giovanni Benussi. Giovanni Benussi rientra in un momento con fatica, perché non voglio, siccome sarò accusato di frammentare ancora di più il centro-destra, eccetera, è proprio per questo che io non ho voglia di schierarmi ideologicamente. In questo momento voglio fare qualcosa di diverso, una cosa che fino adesso non è mai stata fatta. Casa Pound, anche loro sì, sicuramente mi appoggeranno perché mi conoscono, però penso che, come ne ho parlato anche oggi con Puglisi Ghizzi, dico, voi adesso vedete ciò che dirò, c'è un programma, qui si tratta di seguire un programma con dei punti fissi, e poi dopodiché sentirete se, presumo di sì, ma in questo momento, come dico, io non ho nessun tipo di accordo politico elettorale, io vado con le mie idee, perché la mia condizione per rientrare era questa, cioè io dico, in questo momento io desidero rendere conto solo me stesso e in quello che credo. Riformo la lista che avevo fatto a suo tempo, poi non so le persone che ci saranno, quanti hanno il coraggio di intraprendere un'opera così di rottura, eccetera, quanti vogliono rischiare di mettersi contro tutti o a favore di tutti, e dopodiché si deciderà chi mi segue, chi non mi segue. 99% sono convinto che quelli di Casa Pound si troveranno, perché sono dei ragazzi pieni di ideali e di buona volontà, però non è detto, magari ci sono delle cose che a loro non possono andare bene, non lo so, io non voglio imporre niente e nulla a nessuno. Io faccio le cose, sono sempre stato chiaro con tutte le persone con cui ho parlato, dico, io le cose le faccio se ci credo, perché in questo momento, a 67 anni che compirò a luglio, in pensione potrei starmene tranquillo a godermi i miei nipoti, ma è proprio per i miei figli e i miei nipoti che non voglio lasciarli una situazione, e quindi rinuncio alla pace e alla tranquillità che potrei avere, perché mi sembra che sia il momento di dare ancora tutte quelle poche energie che mi rimangono per cercare di cambiare una situazione che vedo molto grave e pericolosa.